che miseria. È qua sotto, Spiserina, è qua sotto. No, finestra. Oh mio Dio, sta tentando di entrare, vedi? Arriviamo in questo video a 20.000 like, ragazzi, se volete che io mi tenga Spiserino veramente. Mi raccomando, 20.000 like, tutti quanti al spolliciare in questo cavolo di video. Tutte le ragazze hanno preso il fumetto e tu invece l'hai preso. Mi raccomando, sotto in descrizione c'è il link per Amazon, perché è preordinabile in questo momento su tutti gli store online. E il 14 luglio lo ritroverai in libreria. Ok, sciaboletta, allora mi devo spiegare questa cosa, perché ieri ho avuto un incubo assurdo. Mi sono immaginato un fantasma davanti alla mia faccia, che stavo in mezzo alla strada. Tutto ciò non ha alcun senso, sciabolette. Oh mio Dio, non è che magari il fantasma... Pisarino? Ciao papà, ascolta, fammi entrare. Cosa accade? Chiudi la porta, chiudi. Cosa accade, Spiserino? Papà, non hai idea. Dimmi tutto, vieni qua, Spiserino, vieni qua che ti coccolo un pochettino. No, 10 anni, non me ne frega nulla. Che cosa accade? Praticamente c'è la mamma che mi sta inseguendo. Cosa? Sei uscito senza il volere della mamma? Sì, esattamente, papà. Ma tu lo sai com'è fatta la mamma? Specialmente so per certo che sarà super mega gelosa che tu sia qua. Appunto, questo è il problema. Tu non hai idea? La mamma mi sta costringendo a starmene sempre in casa. Sempre in casa? Sì, sempre in casa, papà. E io mi sto rompendo veramente le scatoline, quelle piccole, no? E allora? E allora sai che cosa ti dico? Voglio da ora e poi stare con te, papà. Non è possibile, Spiserino, con me puoi stare solamente in determinati giorni della settimana. Non puoi stare sempre con me. Hai ragione, però io sto molto meglio con te, papà. Dolcina al contrario, Dolcina sta molto meglio con la mamma. Ma io che sono maschietto come te, papà, non ci riesco più. Voglio dormire, voglio vivere con te. Spiserino, ma sei sicuro? Vedi che con me non passi una bella vita. Ti ricordo che io sono presente in tantissime avventure all'interno di questa serie. Non so se tu sei in grado di sostenerle. Sì, sono in grado di sostenerle. Però l'unica cosa da fare per iniziare è farlo capire alla mamma. Come cacchio faccio a farglielo capire alla mamma? Tu sai che alla mamma gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro le cose, no? Sì, lo so. Però in qualche maniera dobbiamo fare, ok? Porca miseria, non ci credo. Quindi tu praticamente sei scappato di casa. Sì, c'è stata la mamma che mi ha inseguito. E ha visto dove sei andato? No, perché tipo sono andato sotto delle rotaie e lei non è riuscito a passare al 6 di sotto. Quindi ci sono riuscito, l'ho seminata e sono arrivato qua. Ora però dovrebbe venire. Come l'hanno detto? Oh, porca miseria, non ci posso credere. Stai nascosto tu. Tu non ci sei qua dentro. Ok, va bene, papà, tranquillo. Dai, su, apri la porta, sbrigare. Sì, ciao, docetta. Dimmi. So benissimo che mio figlio è tornato in questa casa. Dov'è? No, Spiserino qua non c'è da nessuna parte proprio. Quindi credo proprio che tu stia... Ah, no, e quello cos'è? Porca miseria, mi sono scordato che c'era una finestra che dava verso il soggiorno. Dolcetta, ho da fare, devo stare nei panni. No, non se ne parla. Sciabolette, Spiserino è qua, ti ha visto. Porca miseria. Porca miseria, sì, per mio Dio, c'è la finestra lì. Perché devi mettere l'uovo una finestra che si guarda tutta l'intera casa? Ma adesso mi dai la colpa a me. Sappi che tornerò. Oh, sciabolette, questo è un gran casino. Sì, che è un gran casino, papà. È un grandissimo casino. E adesso come glielo facciamo capire alla mamma? Hai visto quanto cavolo è impazzita in questo momento? Sì, hai ragione. Dove cacchio è andata? Non lo so. E questo è il problema. La mamma ha delle fissazioni incredibili. Ogni volta scompare e ricompare di casa. Oh, sciabolette. E quindi devo stare il mio nonno praticamente attento. Mannaggia a me che ho le finestre dappertutto io. E appunto, mannaggia a te. Potevi anche murare un muro, no? Murare un muro? Sì, murare un buco delle finestre. Insomma, papà, tutte ste finestre. E mica sapevo che iniziava ad arrivare una psicopatica adesso. Mio Dio, mi ricordo i tempi di Violet. È vero. Beh, ti ricordo che Violet e Dolcetta sono quasi la stessa identica persona, perché sono stati divisi da saggio scaggio tanto tempo fa. Hai ragione, mio Dio. Quindi praticamente tiene ancora delle stelle, delle oh mio Dio, non ci riesco più, papà. Lo so, anche io sto morendo di paura, ok? Stai tranquillo, Spiserino. Fin quando tutte le finestre sono chiuse con il lucchetto e le porte a chiave, non dovrebbero esserci poi problemi. Anche perché non credo che Dolcetta riuscirebbe mai ad entrare da qualche parte. Però non dovremmo andare a vedere dove cacchio sia. Questo sì. Andiamo a vedere. Aspetta, magari... Sei sicuro di aprire il balcone, papà? Sì, sono sicuro, Spiserino. Stai tranquillo, ok? So benissimo quello che sto facendo. Ok. Oh mio Dio. Ok. Non c'è da nessuna parte. In giardino non c'è. Quindi, papà, che cosa significa? Significa che sono andato via per sempre? Non lo so. Magari effettivamente si è...
No, è impossibile, Slytherin, tu conosci meglio di me la mamma. Hai ragione, andiamo a vedere. Porca miseria, è qua sotto, Slytherin, è qua sotto. Minestra. Oh mio Dio, sta tentando di entrare, vedi? Sì, hai ragione, non facciamoci vedere. Vuole tentare di entrare in casa. È completamente fuori di testa tua madre. Lo so, porca miseria, papà. E che cocchio. Hai capito per quale motivo voglio vivere con te? Sì, porca miseria, lo capisco. Ciabolette, aspetta un attimo, vediamo se è ancora qua dietro. Dove cacchio è andata? Non lo so, andiamo, entriamo. Sì, entra, entra, entra. Non vorrei che magari salisse dal tetto. Ma io che ti ho detto? Aspetta, magari è qua dietro. No, non c'è neanche da questa parte. Figa la postazione. Miser, sono di fronte alla tua porta. Voglio provare a risolvere questa situazione con le buone maniere. Ah, ok, va bene, ciao, docente. Dimmi tutto con le buone maniere, parlando senza che tu entri in casa. No, no, ma chi voleva entrare in casa? No, tranquillo. Ho fatto questo. È il mandato del giudice sul fatto che tu devi avere tuo figlio solo ed esclusivamente il weekend. Cosa? Ma avevamo detto che stava un giorno sì e un giorno no a casa mia, che poteva venire. E non sta neanche facendo quello, essendo che tu lo stai tenendo in casa. No, 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 è proprio... Guarda, leggi. Cosa? Il mandato del giudice? Sì, 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 leggi. Ma è scritto a penna, dolcetta, l'hai fatto tu. No. L'hai fatto tu. Chiaramente la scritta del giudice. No. Hai copiato anche male la firma del giudice dopo il primo mandato, perché miseria. Ma ti rendi conto? Dai. Semplicemente lui non può stare sempre qua a casa tua. Ma non sta mai a casa mia, perché tu lo tieni segregato in casa. Sì, invece, dolcetta, perché miseria. Lo dice lui. Dove cacchio è andato? Sono qua. Vieni qua, vieni. Ciao, mamma. Sai quando è l'ultima volta che sei stato da lui? Quando? L'altro giorno, sei scappato di casa, non si scappa di casa. Quando l'altro giorno, papà? Appunto, 4 giorni, 5 giorni fa, dolcetta, mica sono tantissimi. Sì, non importa, il fatto è che lui non deve scappare di casa, devo sapere dove va. Che significa devi sapere dove va? Dolcetta, ascolta, la cosa non è possibile, ok? Slytherin, se ha voglia di stare con me, devi permettergli di stare con me. Perché se vuoi Slytherin felice, questo è l'unico metodo. Esattamente. No, lui deve tornare a casa con me, non se ne parla. Dolcetta, non lo so. Mamma, io voglio stare con papà. Non se ne parla, andiamo a casa. Via. No, andiamo a casa, sì. Non voglio, non voglio. Non importa, Dolcetta, andiamo a casa. Dolcetta, aspetta, ma perché c'è Dolcina qua fuori? Dolcina. Dolcina, oh mio Dio, Dolcina. Ok, perfetto. Splinter, gliel'hai fatta, papà? Sì, gliel'ho fatta. Dolcetta, aspetta, fammelo rimanere almeno la sera, va bene? Almeno la sera. E poi te lo riporto. Poi te lo riporto. Se non torna stasera, sei un uomo morto. Va bene, ok, ciao. Ecco, perfetto, Slytherin. Ma io voglio stare per sempre con te, papà. Lo so, ma almeno questa sera, ok? Aspetta, ha detto entro questa sera o dopo questa sera? Entro questa sera. Quindi non possiamo cenare insieme? No, appunto, papà, questo è il problema. Non posso neanche stare un'oretta con te. Che ciò me ne devo andare. Oh, sciabolette, Slytherin, una cosa mi dispiace tanto. Mi viene a prendere le tali orecchie, fa ogni tanto male. Sciabolette, ascoltami, dobbiamo fare qualcosa, ok? Innanzitutto, secondo me l'unico metodo... passati il tempo, ok? Non lo so, leggiti il mio fumetto intanto, ok? Che è preordinabile su Amazon e su tutti gli store online il 14 luglio. Esce su tutte le librerie. Hai ragione, papà. Ora mi leggo un po' Le avventure dello stormo e scomparsa di Dolcetta. Va bene, vai. Ora io devo trovare un metodo per... tentare in tutti i modi di allontanare Dolcetta. Pensa, Slytherin, pensa. Ma certo, posso semplicemente darle filo da torcere. Assolutamente sì. Io quello che potrei fare è magari minacciarla, ma non con una pistola, no. Magari potrei minacciarla in un'altra maniera, ragazzi. Potrei semplicemente minacciarla con la fede. Dovrei averla lasciata qua da qualche parte. Voi dovete capire che credo che sia qua dietro. Ok, sì, è qua dietro questo libro qua. Allora, voi dovete capire, ok, che la fede nuziale io me la sono conservata perché Dolcetta mi ha chiesto di conservarla per almeno avere un ricordo di lei, nonostante magari siamo separati. Però, ecco, questo è proprio sarà un metodo bellissimo. Se lei non mi lascia Slytherino, io butterò la fede nel cesso e quindi non avrò più un ricordo di lei, se non i figli. Ma il ricordo della fede è un nostro di ricordo. Quindi mi sa che proprio potrebbe funzionare questo metodo. Magari appena arriva questa sera potrei confonderla in questa maniera. Slytherino? Sì, papà? Stai leggendo il fumetto? Sì, è bellissimo! Sono arrivato al punto dove c'è senza che... No, non spoilerare! Ok, va bene. Ma chi è quello con la maschera? Slytherin, non posso spoilerarti le cose. Hai ragione. Ecco, ok, va bene.
Bene, innanzitutto proviamo e vediamo se effettivamente Dolcetta se n'è andata via dal quartiere. Ok, non la vedo in fondo alla strada, non la vedo da nessuna parte, perfetto. Magari è andata a casa di Violet, no, è impossibile. Dolcetta che va da Violet non si può neanche sentire. Perfetto, allora credo che tutto va secondo i miei piani. Almeno è quello che credo. Va bene, quindi tra non molto dovrei avere Dolcetta che arriva in casa questa sera.